Senti la musica? Oddio! Madonna mia! Se muove pure! Se noi io Kashikabemasu. Se voi ne dovete chicinto notteri caduca o cacunino. Siamo in partenza per Trick or Treat con le mascherine. No, però siamo in partenza per uscire, questa è la nostra mise. Adesso io già mi sono tutta incasinata, però teoricamente noi siamo vestiti dai personaggi di Demon Slayer, che è un anime molto famoso che è andato in onda tra l'anno, qualche anno fa forse, e quest'anno c'è stato anche il film. Quindi noi, solo che io mi sono messa il kimono originale dal Giappone. Ma non è così semplice, ragazzi, come pensate. Sono 4 milioni di strati, grazie alla mia amica Stefania del canale Milanese in Giappone, Che ti e ha senza insegnato a freni, che mettere? mi ha insegnato a mettere il kimono, e avrà piacere vedere che è dritto, anche se l'hobby è un casino perché ho dovuto farlo da me perché mi serviva proprio questo. Comunque, giacca è fatta anche da me, ma il kimono originale giapponese. Facciamo vedere anche Notare il Emanuele. trucco? Il trucco però è stato migliorato da Il Emanuele. colore dei capelli? Vabbè, quelli erano La però. mascherina abbinata. No, vabbè, ho fatto il mio meglio. Non è il massimo, però vabbè, va bene così. E anche Emanuele, devo dire che ha il suo perché. Perché, come vedete, tac, guardate, con spada, maschera e Ah, non gambaletti. sono cosplayer. No. No, lo diciamo per i nostri amici precisi che Per i adorano, precisi, per i precisi che però va bene. che adorano il Giappone. Guardate che bella questa maschera che abbiamo fatto uguale a Vabbè, come quella di adattato Tanjiro. da un altro anime, Da un non mi altro ricordo qual era. anime. Sì, non so se era Naruto, boh. Però l'abbiamo adattata, l'abbiamo colorato con l'uniposca Questa è e una l'abbiamo. spada. Questa è una spada di plastica. E vai. Andiamo, va? Andiamo a vedere com'è questo Halloween diverso. Questa appunto è una delle strade dove si festeggia Halloween. Sono state chiuse addirittura alla circolazione macchine, così i bambini possono scorrazzare, ma anche gli adulti. E noi stiamo andando verso da questa parte per vedere un po' di case e poi andremo anche da un'altra, in un'altra strada Adesso che è stiamo a ancora. Kizilano. Questa è Kizilano, la zona di Kizilano. Ci sono tutte queste villette unifamiliari e moltissimi si sono attrezzati per dare caramelle o chips. Quest'anno No, c'è si la pelle stanno. gialla, ma è la luce della. Ancora più demone. Ah! Noi siamo. Ah, guarda che carine queste zucche! Andiamo a vedere, basta che non esce qualcuno qui di lato. Via il corpo. Ah, vedi, hanno lasciato le caramelle qui, volendo le puoi Qualcuno le prendere. lascia, qualcuno invece Le dà si. proprio ai bambini, ma anche agli adulti, pure a me me le volevano dare. Ora, se mi sono scambiata con una bambina, non lo so, però ho visto anche tanti adulti camminare, entrare a prendere caramelle. Bellissimo. Troppo serve per lì. I guess I never complain. Wow. Ah, queste sono quelle che si attivano. No. Tempo a paura. Madonna, questo è proprio un cimitero Madonna. brutto, eh. Mamma mia. Questo sta così dalla terra che. Io sto morendo freddo. Ecco, questo è il dinosauro che chiede le caramelline. Troppo forte. Ma no, ma lei. Poi le case sono fantastiche. Questo, come vedete, è un picnic all'aperto di qualche superstite. Un'altra casa molto addobbata. Enter into there. La zona cimiteriale della casa. Ah, che figo! Very nice! You guys look great out there! You guys look great, yeah. You are great too! E questa casa ha messo un tubo, così manda le
le caramelle e la strega dal tubo. Questa che c'ha la macchina da fumo, attento che c'è. Bambini che corrono. C'è la macchina del fumo. Carina. Ah, c'è scritto. Ma non c'ho paura del avvicinarmi. Candy at picnic table, quindi di là. No, c'è questo. Mi rienda lì. Oddio, ho sentito. Che era? Io tipo un hello. Oddio, ho messo paura. Guarda, questi sono una casa sull'albero. Wow, che figata! Che bella! È fighissima! Wow! Ma quella dei film! Sì, ce la faccio bevo questo io! Sto morendo! Un'ansia di camminare qui sul porche a ciaccare. C'è un piccolo no, vabbè, perché ovviamente i bambini poi non è che si vestono da cose paurose. Pompiere cane, un cane pompiere. Sì, è che c'erano due? Prima c'erano due bambini vestiti da Crayola, cioè da colore a cera. Ritorniamo nella strada che conosciamo benissimo, si chiama Trinity Street, una strada dove si celebra Halloween molto pesantemente e ci sono appunto un sacco di case addobbate e ci sono anche di solito degli addobbi un po' spooky. Okay, siamo arrivati un pochino tardi stavolta qui perché siamo andati prima a quell'altro e quindi mi sa che i bambini hanno già staccato. Cioè per le 9 mi sa che levano tutto. Beh, qualcuno che va ancora a chiedere, c'è, a dire la verità. Beh, ancora c'è qualche bambino, eh? Ancora aprono. Sono caramelle. Guarda questo. Ho sempre paura che esce qualcuno di lato. Mi mette paura. Ho finito tutto? Questo è un po' più, diciamo, bambino friendly. Guarda che carino! Beh, infatti va vicino. Perché bellissimo, ha fatto tutti i LED. Ego. Pure loro hanno finito le caramelle. Figata! Tanto dentro vedono un film normalissimo. Però guarda questo ragno, che figo! Dove? Un ragno gigante che scende la ragnatela. Dai, figo! No, c'è quello dei Ghostbusters lì! No, non mi avvicino però, Non esiste! Non esiste! Dove? Questo ha fatto più gonfiabili. Carino. Wow. Senti una musica? Oddio! Madonna mia! Se muove pure! Vabbè, in cimitero! Dio mio! Però questo mette un po' paura! C'è un bambino morto sopra la cosa! Madonna, creepy. Ale? Oddio. Madonna. Che è? Si può andare su a bussare. Madonna, è tutto bello. Qui ci vuole pure un po' di coraggio, eh. Entrare in questa porta? No, vanno a bussare così a sti posti. Ma che ha tirato qui? Aiuto! Esatto! Guarda la finestra! Tutto c'è! Ah, ma proprio adesso! Perché attraversiamo, perché a me prende il collasso! È un gatto robotico. Bellissimo. Pure
pure questo è The Halloween, il camicino The Halloween. No, dire, no, non prendete caramelle dagli sconosciuti, mi raccomando. Siamo tornati a casa, distrutti come vedete, già mezzi spogliati. Niente, è stato un Halloween diverso, non è come quello che abbiamo vissuto 2 anni fa o 3 anni fa, però è stato divertente. Speriamo che il video vi sia piaciuto, che vi siano piaciute le nostre maschere, anche se probabilmente non sapete di che cosa sono, ma se lo sapete potete scriverlo nei commenti. Non l'ho detto, vero Emanuele? No, ma state sentendo. All'inizio del video? Non mi ricordo, è passato troppo tempo. Chissà se l'ho detto o non l'ho detto. Non l'ho detto. È andata così. Comunque, un saluto a tutti da Vancouver e speriamo che il prossimo Halloween sia un Halloween tornato alla normalità al 100%, perché insomma manca un po' di normalità. E allora buon Halloween a tutti, anche se vedrete questo video dopo, chissà quando, mesi e mesi dopo. Un saluto da me e da Emanuele, che sta dietro la camera, non si fa vedere. Io sono cameraman. Ho capito, però fai vedere che faccia c'hai, perché si è distrutto. Ecco, che faccia è? Così. Ciao a tutti da Vancouver, al prossimo Halloween. Happy Halloween!